Un Teramo da 8 in pagella, quello visto a Modena è una copia persino più bella di quello ammirato con Virtus Entella e Siena. L'unico neo è ancora quello del gol. E così al Braglia prevalgono i rimpianti perché i punti, invece che solo uno, potevano essere tre. Non è stato così, ma il diavolo mostra che va a giocarsela con le big a viso aperto e dopo il trittico iniziale adesso il calendario dà una tregua. Guidi perde Rillo a sinistra e da quella parte va Azio Osmanovic, mentre Buà si sistema a destra. Per il resto tutto confermato sia in mezzo che in attacco. Nel Modena c'è Ciofani e in mezzo sia Armellino che Scarsella sono in campo dal primo minuto con Gerli. Dopo un'iniziale fase di supremazia di casa il diavolo si scrolla di dosso il timore reverenziale e inizia un forte che porta la prima clamorosa palla gol del Braglia al minuto 26. Rosso per Mungo, sponda del numero 10, Gagno si supera sul tappino aereo di Viero da pochi passi e poi è per Greffi ad immolarsi su Buà che si era avventato sulla ribattuta anche grazie all'aiuto del palo. Il Modena prova a scuotersi alla mezz'ora con Ogunseye che addomestica il pallone che serve a Marotta su cui è provvidenziale Soprano in scivolata. Ma che la squadra di Guidi sia in palla lo si vede fino alla fine di un tempo chiuso dal destro centrale di Azio Osmanovic dal vertice dell'area di rigore bloccato da Gagno. Ripresa che si apre come si era conclusa la prima frazione, 30 secondi e il rosso scalda i guantoni di Gagno mentre al 52esimo è un vero e proprio forcing quello che porta Malotti in equilibrio precario ma da buona posizione a calciare verso la porta modenese con la difesa giallo-blu che chiude in qualche modo. L'unico vero brivido, il diavolo, lo corre al 55esimo quando Tozzo esce dall'area di rigore ma non con i tempi giusti. Tremolada, partito in posizione dubbia, lo anticipa ma spedisce al lato di un soffio. È solo un lampo perché il destro di Scarsella due minuti dopo è centrale e la testa di Ogunseye a metà ripresa si perde alta. Poi più nulla fino al 75esimo quando il diagonale di Malotti sembra consegnare blitz e tre punti al Teramo. Il pallone sul fondo però certifica che per ora il diavolo fa ancora cazzotti col gol, ma anche che questa squadra, rinnovata per moltissimi versi, è già pronta per sognare qualcosa di più di una semplice salvezza.